di referente del Dipartimento di Inclusione di questo istituto, vi parlerò di scuola inclusiva, quindi del significato appunto della, di questo percorso che la scuola deve fare. Quindi vorrei fare anche un riferimento al passato prima di parlare di inclusione e soprattutto parlando della legge 517 del 1977, sono proprio 40 anni, cioè la legge è stata emanata, ha modificato in qualche modo in maniera decisiva l'assetto organizzativo della scuola italiana, anche perché con questa legge vengono abolite le classi diciamo, speciali e le scuole differenziali. E quindi gli alunni disabili entrano nel contesto scuola, quindi l'alunno disabile viene non soltanto inserito nelle classi comuni, non solo con una, diciamo, una presenza formale quasi imposta, ma si parla anche di integrazione. Si parla di integrazione e quindi nasce anche la figura dell'insegnante specializzata sul sostegno. E, a questo punto il ruolo del docente di sostegno appunto viene riconosciuta da questa legge e successivamente poi nella legge quadro 104 del 92 viene ancora di più definito il suo ruolo e quindi parliamo di integrazione. Quindi il passaggio è dall'appunto inserimento formale quasi imposto da una legge, quindi inserimento proprio che da un certo punto di vista qualcuno ha definito selvaggio, in quanto ancora l'ambiente e il contesto non era diciamo pronto ad accogliere la disabilità. E quindi la legge 104 del 92 esplicita meglio diciamo, questo processo che non è più solamente di inserimento ma di integrazione. L'inclusione è un processo, è diciamo, più che altro un fenomeno, un percorso che la scuola deve attivare e include in qualche senso anche il termine di inserimento e di integrazione, quindi l'inclusione comunque comprende tutto. All'interno della scuola il processo inclusivo va sicuramente coordinato, organizzato, non è un processo spontaneo. Quindi la qualità della scuola si misura anche in relazione alla sua dimensione inclusiva. Per coordinare bene questo lavoro, che è poi anche un lavoro di autovalutazione, di autosviluppo, no? E noi come scuola, come istituto, ma so anche di tante altre scuole, lo facciamo attraverso l'Indirizzo per l'Inclusione, che è un modello di riferimento per far sì, insomma, di conoscere, vengono fuori i punti di forza e i punti di debolezza, per poter poi analizzare questi dati e chiaramente partire da questi per migliorare il processo, la dimensione inclusiva della scuola. Quindi l'inclusione si riferisce alla globalità della sfera educativa e riguarda tutti gli alunni, ma direi anche di più, non solo gli alunni, ma tutto il personale della scuola, compreso il personale ATA, compreso i docenti, le famiglie. E appunto guarda tutti gli alunni, è un processo che riguarda tutti gli alunni, soprattutto in riferimento alle loro potenzialità. Interviene sul contesto e poi sul soggetto, cioè il contesto in qualche modo, l'ambiente scolastico, cambia, si modifica, proprio perché viene incontro a tutti diciamo, i bisogni educativi speciali di questi alunni. E quindi quella che può essere diciamo, una risposta specialistica nei confronti di questi alunni diventa quasi ordinaria, cioè un atto quasi naturale. Mi piace questa affermazione di Habermas che dice che l'inclusione non è altro, cioè significa appunto che i confini della comunità sono aperti a tutti. Quali sono i principi chiave dell'inclusione? E qui rientra il concetto della diversità. Sicuramente accettare una scuola inclusiva deve accettare la diversità e valorizzarla. La diversità del resto è una caratteristica essenziale, cioè comune a tutta la condizione umana, a tutti. Siamo diversi per temperamento, per personalità, per caratteristiche fisiche e non. Quindi diciamo la scuola deve assicurare la partecipazione attiva dell'alunno. Ma bisogna in una scuola inclusiva anche sviluppare delle pratiche di collaborazione, cioè il lavoro dell'insegnante deve essere il lavoro di tutti gli insegnanti, deve essere anche un obiettivo comune che va condiviso dove è necessaria la collaborazione non solo fra docenti, lo vediamo anche dopo, ma anche con i genitori. La signora Pulero appunto la rappresentante per eccellenza insomma della collaborazione che c'è tra la scuola, tra i genitori e tra gli alunni, tra i docenti,
E quindi bisogna immaginare una scuola diversa, sicuramente con l'obiettivo di migliorarla. Educare alla diversità è un dovere etico, specialmente in una scuola che vuole definirsi inclusiva. E si può grazie alla pedagogia della differenza, cioè bisogna adottare le giuste strategie affinché questa, cioè tutti, vengano attenzionati. Non solo quindi seguire il ritmo dei migliori, dei più bravi, ma sicuramente fare sempre un passo indietro e cercare di recuperare chi invece non tiene il passo. Le nostre classi rispecchiano la complessità sociale odierna. Io la definisco un microcosmo, cioè una classe non è altro che uno spaccato della società in cui viviamo, della realtà. Una classe sicuramente risulta articolata, risulta pluralistica, quindi problematica, perché quando ci confrontiamo con la diversità abbiamo sempre un po' paura, no? È un campo quasi sconosciuto, cioè cadono le certezze, insomma dobbiamo comunque escogitare delle nuove strategie per attenzionare anche la diversità. Una frase molto che rende l'idea è quella di tutti uguali ma tutti diversi. E la diversità va intesa come speciale normalità, così come la definisce il psicopedagogista famoso Dario Janes. Cioè, nonostante la diversità, però rientra nella normalità, in una normalità definita speciale. A questo punto è importante la relazione educativa, no? La relazione educativa soprattutto tra il docente e il discente, quindi l'alunno, dove l'insegnante ha un ruolo di mediatore ed è la chiave insostituibile per arrivare al successo formativo. Infatti esiste una relazione causa-effetto tra disagio relazionale e successo scolastico, cioè chi all'interno di una classe ha una relazione conflittuale con i compagni o con i docenti o comunque anche una relazione conflittuale che vive a casa per varie ragioni, sicuramente va incontro all'insuccesso scolastico. Quindi quali sono gli elementi, i fattori determinanti per per stabilire una buona relazione educativa? Sicuramente da parte del docente la fiducia nei confronti dell'alunno, ma anche l'ascolto, la conoscenza, il dialogo, l'empatia, ma soprattutto la flessibilità e l'accettazione della persona nella sua unicità, nel suo essere diverso, in tutte le sue caratteristiche. Quindi l'insegnante come ruolo di mediatore, che ha appunto il ruolo di accompagnare gli alunni nella costruzione dell'identità, perché si tratta spesso di ragazzi, insomma, nella fase di preadolescenza o di adolescenza, sappiamo che è una fase molto problematica. E questi problemi sicuramente si rispecchiano non solo a casa, ma anche a scuola, in classe. E qui bisogna sicuramente intervenire sulle dinamiche relazionali conflittuali, ma l'insegnante deve fare anche da mediatore per l'incontro con la diversità. Una scuola inclusiva deve sicuramente anche prevenire e curare il successo scolastico. È risaputo che il protrarsi di un successo scolastico può provocare negli adolescenti una caduta dell'autostima, cioè chi va male a scuola ha un'autostima sicuramente da rinforzare, ma può causare anche demotivazione, ansia, psicopatologie come la depressione, atteggiamenti oppositivi e aggressivi. E spesso lo notiamo, no? Cioè quando i ragazzi vanno male a scuola diventano più aggressivi, non si sentono coinvolti. Questa aggressività, che spesso, insomma, i fatti di cronaca ce lo dimostrano, anche nei confronti degli insegnanti, dei compagni, che possono sfociare appunto in comportamenti di bullismo. Ma sicuramente si tratta di sentimenti di inferiorità e di bassa autostima da parte dell'alunno che si esteriorizzano poi in comportamenti aggressivi verso i più deboli. La scuola inclusiva quindi è un processo di comunicazione, deve raggiungere tutti gli studenti e la scuola deve cercare di attivare i facilitatori e di rimuovere le barriere all'apprendimento, appunto perché si rivolge a tutti. L'inclusione quindi è l'obiettivo, no? Cioè bisogna realizzare il diritto allo studio di tutti gli studenti, di tutti gli alunni, soprattutto degli alunni con bisogno di educativi speciali, qualunque siano le cause.
E in più diciamo, deve sviluppare delle modalità di prevenzione contro quelle esperienze relazionali conflittuali, inadeguate, come appunto il bullismo. Cioè, chi meglio di un insegnante interviene in qualche modo nelle relazioni conflittuali, perché ci sono comunque dei campanelli d'allarme. Tutto questo deve venire attraverso un intervento educativo che è mai punitivo, no? Si deve cercare comunque la soluzione, e così come del resto è indicato dalla legge 71 del 2017. Una scuola inclusiva, inoltre, è una scuola che impara da se stessa e promuove il cambiamento, lo sviluppo, ma per fare questo chiaramente bisogna crederci. E quindi bisogna sicuramente lavorarci. La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva circolare ministeriale del numero 8 del 6 marzo 2013 descrive bene la complessa realtà delle nostre classi, come dicevo prima, e sicuramente per bisogno di utili speciali non facciamo riferimento solo alla disabilità, ma ad ogni alunno che con continuità o per determinati periodi anche transitori può evidenziare bisogni educativi speciali. Che possono essere, cioè si può verificare per motivi fisici, biologici, fisiologici, ma anche psicologici, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra un'adeguata risposta, cioè un intervento personalizzato, una didattica personalizzata. E anche nel documento ufficiale dell'UNESCO del 1997 troviamo bene specificato quello che è il concetto di BES, di bisogni educativi speciali, che quindi si estende da oltre la categoria di disabilità e comprende, così come si definisce in maniera semplice, quegli alunni che vanno male a scuola per una varietà per ragioni varie. I bisogni educativi speciali possono derivare dalla disabilità, abbiamo detto, da cause organiche sicuramente certificate, accertate con strumenti diagnostici affidabili, e fino attualmente queste diagnosi hanno più una dimensione medico-sanitaria, e questo è quello che prevale dalle diagnosi. Ma le nuove procedure di diagnosi con il modello ICF, invece, che è un modello internazionale biopsicosociale, invece correlano la salute al contesto. Infatti la disabilità non è più considerata come condizione, viene considerata come condizione di salute in ambiente sfavorevole, cioè è praticamente l'ambiente che accentua ancora di più questa disabilità, perché non è preparata, perché non ha adottato le giuste strategie per fare in modo che questa disabilità in qualche modo si accentui il meno possibile. Di queste nuove procedure di diagnosi mi riferivo al decreto legislativo numero 66 del 13 aprile 2017, che appunto indica le nuove procedure di diagnosi grazie a questo riferimento internazionale dell'ICF. Per quanto riguarda invece i disturbi evolutivi specifici, ci riferiamo ai disturbi dell'apprendimento, come la disgrafia, la dislessia e altre. E la descalculia, sì, anche le difficoltà emotive, comportamentali, quella che è la sindrome ADHD, quindi della iperattività o positiva, deficit di linguaggio, funzionamento cognitivo limite o misto. E per quanto riguarda questa categoria facciamo riferimento alla legge 170 del 2010. Per quanto riguarda invece lo svantaggio socioambientale, quello che definiamo normalmente BES, cioè quella grande categoria di deficit di apprendimento che possono anche derivare da svantaggi socioambientali, ed è proprio quei disturbi di alunni che provengono da aree ad alto rischio. Anche qui difficoltà scolastiche che derivano da problematiche affettivo-relazionali, oppure situazioni di abbandono, minori stato di adozione, di affido, minori migranti non accompagnati, ma anche per lutto. Un alunno con grave patologia ospedalizzato ha diritto all'istruzione, anche con istruzione domiciliare, oppure con il collegamento con la scuola in ospedale da cui è seguito da un punto di vista medico. Ci devono adottare tutte le strategie appunto per garantire il diritto allo studio, ma anche per lutto, cioè si può verificare un alunno che abbia perso una persona cara, e quindi va attenzionata anche con strategie particolari.
E anche per questo facciamo riferimento alla direttiva ministeriale del 2012 e alla circolare ministeriale del 2013, che parlano meglio appunto dei disturbi specifici del bisogno di disteggiare, scusate. Quindi per la disabilità abbiamo l'obbligo della certificazione per quanto riguarda, diciamo, dal punto di vista medico, mentre per quanto riguarda la scuola andiamo a redigere quello che è il piano educativo individualizzato. Per i DSA anche qui abbiamo l'obbligo della certificazione e la redazione di un piano didattico personalizzato, che non è altro anche che un patto con la famiglia. Cioè la famiglia contribuisce a redigere questo documento e quindi per adottare anche le misure compensative e dispensative in base al caso. Per le altre categorie diverse di bisogno educativi speciali, il consiglio di classe, anche in assenza di certificazione, può individuare un alunno con bisogno educativi speciali sulla base di elementi oggettivi, di considerazioni pedagogiche, ed elaborare quindi, può, ma non è, diciamo, obbligatorio, elaborare anche qui un piano didattico personalizzato. Piano didattico personalizzato, ripeto, che può assumere anche la caratteristica della temporaneità e poi nel tempo, diciamo, viene fatto un monitoraggio degli interventi e può subire delle modifiche. Quindi non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogno di educativi speciali, ma sicuramente è compito della scuola quello di individuare, diciamo, per quali alunni è opportuno e necessario l'adozione di particolari strategie didattiche. E anche questo facciamo riferimento alla circolare ministeriale numero 8 del 2013. Cosa comporta questo? In una scuola inclusiva sicuramente gli alunni con bisogno di educativi speciali sono attenzionati da tutti i docenti curriculari, cioè da tutto il consiglio di classe, che deve condividere le buone prassi per poter, insomma, lavorare in maniera mirata rispetto, insomma, all'alunno con bisogno di educativi speciali. Deve favorire l'accoglienza, deve adottare sicuramente una didattica inclusiva, che è la didattica della flessibilità, che si rivolge a tutti gli alunni, che attenziona a tutti gli alunni. E poi bisogna anche prevedere delle attività di apprendimento cooperativo e metacognitivo, ma sono, diciamo, solo qualche esempio, e l'adozione di nuove metodi e strategie come flipped classroom, le bike, attraverso, diciamo, le nuove tecnologie. Le dinamiche cooperative sicuramente sono quelle che attivano i gruppi e all'interno del gruppo si creano delle collaborazioni, insomma, con le varie forme di metodi o strategie. E sicuramente il lavoro di gruppo, appunto definito apprendimento cooperativo, aiuta ad elevare anche il livello di tutti gli studenti, anche quelli con scarse autostima. Costruisce relazioni positive tra gli studenti, ma sicuramente sono anche un'esperienza per un sano sviluppo cognitivo, psicologico e sociale. L'apprendimento cooperativo può essere compensativo per i BES? Beh, sicuramente sì. La metodologia di gestione di gruppi raggiunge ciascun alunno all'interno dei gruppi, ogni alunno, diciamo, partecipa e dà il proprio contributo, perché all'interno del gruppo ci sono i soggetti che si espongono, ma allo stesso tempo possono essere anche protetti, no? Ma in qualche modo costringono tutti, anche se a livelli diversi, a partecipare. E quindi l'alunno con bisogno di educativi speciali, che sia un diversamente abile o un alunno con disturbi specifici di apprendimento, sicuramente vedrà, diciamo, il proprio disturbo compensato grazie anche al compagno, perché all'interno del gruppo spesso si instaurano delle dinamiche, diciamo, relazionali, dove il compagno più bravo diventa anche più sensibile, diventa il tutor del compagno in difficoltà. Quindi l'alunno con bisogno di educativi speciali si vede valorizzato come soggetti e quindi, diciamo, con maggiore autostima, insomma, incentivato a lavorare. All'interno di una scuola inclusiva è stato anche definito il profilo del docente inclusivo. E chi è il docente inclusivo? Sicuramente è quel docente che valorizza la diversità degli alunni, considerandola come una ricchezza. Sostiene gli alunni, perché bisogna coltivare aspettative alte o di successo scolastico per tutti gli alunni. Lavorare con gli altri in collaborazione, ma e fare lavorare i ragazzi sempre con questo spirito di collaborazione. Allo stesso tempo il docente inclusivo è quel docente che cura in maniera particolare il proprio aggiornamento e la propria formazione professionale, perché diciamo anche per un senso di responsabilità del proprio apprendimento, che è permanente e che dura tutta la vita. Arriviamo al docente di sostegno.
sicuramente l'inclusione, abbiamo detto, riguarda tutti gli adulti, riguarda tutti i docenti, ma il docente di sostegno è un esperto di inclusione. Sicuramente perché possiede maggiori competenze relazionali, disciplinari, metodologiche, suggerisce ai colleghi strategie metodologiche, didattico-disciplinari, collabora, migliora il tessuto relazionale e ha maggiore capacità di individuare all'interno di un contesto classe i bisogni educativi speciali degli alunni che in qualche modo vanno male a scuola. E quindi si tratta di una risorsa anche questa per l'inclusione, e quindi da copresenza, cioè da quella che può essere una presenza con, diciamo, l'altro docente, diventa codocenza, diciamo, con una responsabilità sicuramente e un valore maggiore attribuito. Il cambiamento. È chiaro che se si parte dalla diversità di ogni allievo, la didattica tradizionale non può essere più utilizzata. Infatti Giacomo Cutrera, il vicepresidente dell'Associazione Italiana di Dislessia, dice che non è la più forte ma solo la più facile ed allettante. È quello che abbiamo sempre fatto, ma è arrivato il momento di cambiare. La didattica quindi si trasforma in didattica della differenza e una didattica anche personalizzata, che si adatta ai bisogni di ogni alunno. Quindi non si tengono più solo lezioni frontali, nelle quali si impartiscono lezioni, ma l'insegnamento si deve adattare agli stili cognitivi di ogni alunno, ed ogni alunno ha uno stile cognitivo diverso. Non si applicano più verifiche standardizzate, ma sicuramente si fa un'osservazione personalizzata e si va a valutare quello che è, diciamo, il processo e non solo il risultato finale. Il punto fondamentale per il cambiamento è la flessibilità. E per fare una scuola inclusiva bisogna rompere con degli schemi, soprattutto con la rigidità. Infatti la rigidità, così come afferma Dario Janes, è il contrario dell'inclusione. Per cominciare a lavorare, mi piace immaginare la classe come una scatola piena di chiodi, dove casualmente sono finite delle vite. Se dalla scatola l'insegnante estrae una vite e con un martello la conficca nel legno, penserà che il chiodo sia difettoso, perché non entra nel legno. Ma se lo osserva meglio, si accorge che è una vite, allora si servirà dello strumento adatto, cioè il cacciavite, per farla entrare nel legno, e noterà subito che la vite funziona benissimo. Questo appunto per dimostrare, così, insomma, un esempio, che le diversità hanno bisogno di strumenti opportuni e di metodi flessibili. Se non imparo nel modo in cui tu mi insegni, insegnami nel modo in cui imparo. Anche questa è una frase di Giacomo Cutrera. E per finire, non insegno mai nulla ai miei allievi, cerco solo di metterli in condizioni di poter imparare. È una frase famosa di Albert Einstein. Grazie.